con me come sempre c'è Lelia Dani che curerà il commento tecnico. Incontro che promette di regalare spettacolo. Dovrebbe uscirne fuori un match di altissimo livello. Sono davvero curioso di vedere che partita verrà fuori oggi, sai Pier? Personalmente sento che ci divertiremo e tendo a fidarmi delle mie sensazioni. Ottimo intervento difensivo e poi ovviamente è stato anche il suo errore, si è trascinato il pallone oltre la linea. Passaggio intercettato, palla recuperata. Entrata perfetta, palla in out, sarà rimessa con le mani. Si riprenderà con la rimessa laterale. Recupero in zona pericolosa. C'è punizione, intervento falloso secondo l'arbitro. Berner. Melo. Prova a venire avanti. Hanno reagito bene, hanno evitato di farsi schiacciare, ora possono ripartire. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Portiere che si oppone alla grande a questa conclusione. Voce miracoli. Era più facile prendere gol qui che salvarsi, eh? Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Melo prova a metterla in mezzo, colpo di testa che stava per trovare il bersaglio, conclusione solo leggermente larga e l'aveva colpita anche bene, la palla è andata di poco lato. Recupera palla intercettando il passaggio. Melo. Fanno girare il pallone molto bene. Chance per passare in vantaggio. Si oppone bene al tiro, ma non è finita. Oggi spesso si è sostituito al portiere fermando questi tiri. Ottimo pallone della tre quarti avversaria. Bell'intervento, si ripartirà con la rimessa laterale. L'ultimo tocco è il suo, dunque calcio d'angolo. Devono sfruttare al meglio questo corner. I tifosi sentono nell'aria il profumo del gol. Efficace qui il tackle, possesso palla recuperato. C'è il pressing sul portatore di palla. Pallone recuperato, pericolo. Decisivo qui l'intervento. Melo. Prova a cambiare gioco. Le statistiche sul possesso palla nell'ultimo quarto d'ora sono largamente in favore della squadra di casa. Stanno spingendo ormai da un po' di tempo alla ricerca del gol del vantaggio. Ma se vogliono trovarlo, Pier, fidati, devono essere più cattivi e sfruttare meglio le occasioni create. Contrasto vincente. Ha evitato guai mettendo il pallone in out. Calcio d'angolo dunque.
La presa del portiere, conclusione non irresistibile. Tentativo troppo morbido per creare problemi al portiere. Ben posizionato qui, recupera il pallone. Buono l'intervento del difensore, palla in faro laterale. Palla in out, ci sarà rimessa con le mani. Si mette sulla traiettoria e fa su il pallone. Recuperano un buon pallone, zona interessante. Pedro, avanzano dalla tre quarti avversaria. Lascia partire il cross. La legge bene e intercetta. Non buttano via il pallone, preferiscono aspettare il momento giusto. Si riprenderà con un fallo laterale. Grande intervento che sventa un'azione molto pericolosa. Ci sono metri per andare. Possesso riconquistato nei 16 metri grazie a questo intervento. Passaggio da dimenticare, palla regalata agli avversari. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Supera di netto il marcatore. Grande recupero. Ci arriva il portiere. Si è alzata la bandierina, era oltre l'ultimo difensore. Perdono un altro pallone nel giro di poco tempo. Conclusione apprezzabile questa, pallone però sopra la traversa. Si giocherà per altri 60 secondi. Ottimo recupero della tre quarti avversaria. Arriva il fischio dell'arbitro che decreta la fine del primo tempo. Squadra di nuovo in campo dopo l'intervallo, primo pallone della ripresa. Alza sulla linea difensiva avversaria. Si alza la bandierina, tutto fermo, era una buona idea. Peccato Pier, stava andando in porta, ha avuto troppa fretta. In questi casi bisognerebbe temporeggiare quel tanto che basta per non finire oltre l'ultimo difensore. Ottima visione di gioco. Potevano creare qualcosa di interessante, ma devono stare attenti invece alla ripartenza. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Ha evitato problemi mandando il pallone in corner. Occhio al pallone in mezzo. Intercetta un buon pallone, attenzione. Palla allontanata. Avanza palla al piede. Intervento tempestivo e tiro deviato. Palla ancora lì. Si avventa sul pallone e lo spazza. Azione che sfuma. Tackle vincente. Palla netta qui.
prova a metterla dentro. Brutto disimpegno, attenzione. Il portiere c'è su questo tiro. Corner in aria. Aumenta la pressione, non si accontentano del pari. È davvero in difficoltà, non sembra in grado di rimanere in campo, forse sarebbe opportuno il cambio. Pedro. Attenzione, passa il difensore. Tutto fermo, c'è fuori gioco. Va con il possesso palla. La mette in mezzo. Brutto rinvio, attenzione, c'è ancora la possibilità. Prova a calciare. Ha fermato tutto sul più bello. Portiere coraggioso qui, ha recuperato il pallone dai piedi dell'avversario. Uscita provvidenziale, se fosse rimasto in porta probabilmente avrebbe preso gol. Palla persa. Interviene e sventa il pericolo. Si va avanti per la norma del vantaggio. Recupera un pallone importante in attacco. Possono passare in vantaggio. Un gol pazzesco! Ha trovato un numero da capogiro. Ha sfoggiato un colpo da fuori classe che stiamo rivedendo per liberarsi dell'avversario prima di battere il portiere. Qualcuno l'ha ribattezzata Ruleta alla Maradona in onore del campione argentino, uno dei massimi interpreti di questa giocata. Passano dunque a condurre in questo finale, rete pesantissima. Ha intercettato la traiettoria e può far ripartire la squadra. L'arbitro non ferma il gioco, c'è il vantaggio. Palla che viene intercettata. Prova il blitz in avanti. Buon movimento di squadra. È in ottima posizione. E c'è il gol! E sono avanti di due adesso. E questa è l'immagine del gol. Arrivato al termine di un possesso palla prolungato. La messa dentro da pochi passi. Era praticamente impossibile non inquadrare la porta da lì. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Pedro. Mancano 10 minuti alla fine della gara. Legge bene qui una traiettoria interessante. Pallone perso. Aveva concesso il vantaggio, ma poi l'arbitro giustamente ha fischiato. Arbitro che si limita a un avvertimento verbale, alla prossima però credo sarà giallo. Decisione che non ha convinto la panchina, chiedevano il cartellino, l'impressione che sia soltanto rimandato. La gioca corta, alza la testa, la mette in mezzo, palla allontanata e pericolo scongiurato per la difesa. Difesa scoperta, ha spazio per andare. Sprecano la possibile ripartenza.
Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Pallone che è uscito, ma qui ha sprecato davvero un'ottima chance. Quarto uomo, esibisce il tabellone, 2 minuti di recupero. Si chiude qui il match col successo della formazione di casa. Grazie.